Ben ritrovati in diretta su Telefriuli, ancora un buongiorno a tutti voi, il nostro appuntamento quotidiano con a voi la linea in questo periodo di emergenza sanitaria, di emergenza coronavirus. Sono tante anche le storie che riguardano numerosi studenti che si sono trovati in difficoltà nel rientrare dall'estero dove erano impegnati appunto in periodi di studio. All'inizio alcuni di loro si sentivano più al sicuro fuori che in Italia, poi con il mutare della situazione. In realtà si sono trovati nell'assoluta necessità di rientrare a fare un viaggio lunghissimo per tornare in patria. È accaduto per esempio a Roberta Natalini, che è da poco rientrata in regione dagli Stati Uniti, stava studiando al College Berkeley di Boston. Abbiamo raccolto la sua testimonianza, sentiamola. Ciao a tutti, mi chiamo Roberta Natalini, ho 20 anni, vivo a Lignano Sabbiadoro in provincia di Udine e dal settembre 2018 studio musica, canto in particolare, al Berklee College of Music di Boston. Perciò io, come tantissimi altri studenti internazionali che studiano negli States o comunque in tutto il mondo, di fronte a questa emergenza globale che è il Covid-19, circa 3 settimane fa, quando il problema si è fatto sentire anche in America, ho dovuto decidere se ritornare a casa dalla mia famiglia in Italia oppure se rimanere a Boston dove vivevo. Ora, la situazione in generale è stata abbastanza destabilizzante perché è capitato tutto molto velocemente. E benché i miei familiari, gli amici mi tenessero costantemente informata riguardo la situazione in Italia, noi a Boston non ci rendevamo conto al 100% di quanto grave fosse questa emergenza. Ci sentivamo quasi al sicuro ad essere lontani dall'Italia. E a seguito del comunicato da parte di Trump, del blocco dei voli con l'Europa e in particolare con l'Italia, ci siamo trovati un attimo tutti senza la terra sotto i piedi e io e i miei genitori, a seguito di ciò, abbiamo deciso che la cosa migliore da fare, anche se in Italia la situazione era ed è molto grave, appunto, era quella di tornare a casa. E l'impresa è stata appunto quella di trovare dei voli che effettivamente e non venissero cancellati dalle compagnie aeree, come è stato per molti voli che poi noi abbiamo opzionato. Una volta trovato un volo che arrivava a Zurigo, io e un altro ragazzo di Lignano che studia alla Berkeley come me, e abbiamo fatto le valigie in un'ora, molto velocemente, da un momento all'altro siamo saliti sull'aereo e una volta arrivati poi a Zurigo, per tornare in Friuli a Lignano abbiamo dovuto proseguire via terra con dei mezzi pubblici fin quando appunto poi non siamo tornati a casa e ci siamo ovviamente messi in autoquarantena per appunto 2 settimane fino a questo momento in cui sono sana, stiamo bene, siamo tutto a posto, però comunque come tutti continuiamo a stare a casa perché è questa la cosa giusta da fare. Questa purtroppo è stata la mia esperienza, sono sicura che ci saranno tantissimi altri ragazzi che come me hanno dovuto affrontare questo cambiamento improvviso e ora siamo qui e ce la faremo, se seguiamo tutte le regole, stiamo tutti a casa. Un saluto a Telefriuli, ciao! C'è un aiuto, un sostegno in più che arriva ai comuni nel distribuire beni di prima necessità alle famiglie in difficoltà e arriva dal Banco Alimentare. Il Banco Alimentare del Friuli Venezia Giulia è aperto e operativo in questo periodo, che è un periodo molto concitato nel quale il lavoro di certo non manca. In particolare ci stanno contattando tanti assessori, tanti comuni per avere un confronto con noi. Abbiamo avuto già diversi colloqui durante i quali abbiamo cercato di capire quali sono le forme migliori per poter collaborare insieme. Poter collaborare insieme in questo momento particolare che richiede assolutamente una sinergia, che richiede una collaborazione e che richiede di trovare insieme la strada migliore per venire incontro ai nostri bisognosi, a coloro che in questo periodo si trovano in grande difficoltà. E per cui le necessità di chi ha bisogno devono venire per prima.
E il Banco Alimentare può fare la sua parte, cioè mettere a disposizione le sue competenze, le sue conoscenze che ha maturato comunque in più di 20 anni di esperienza. Quindi noi siamo disponibili a dialogare, a collaborare e a fare al meglio poi quello che noi abbiamo imparato a fare, che è quello di accompagnare anche le strutture caritative nella gestione migliore possibile anche di tutto quello che è l'iter burocratico che potrebbe servire nei diversi momenti di questo periodo di difficoltà. E poi la nostra attività, che quindi è quella di recuperare alimenti e distribuirli gratuitamente appunto a queste strutture. Se possiamo fare qualcosa di concreto e di efficace insieme ai comuni, non possiamo che esserne contenti, anzi continuare a perseguire questa strada della collaborazione insieme. Restiamo in qualche modo in tema, andiamo a Pordenone dove è partito il servizio per i buoni spesa del comune. I benefici vanno da 210 a 810 euro mensili, un importo variabile ovviamente a seconda dei componenti il nucleo familiare. Nel giro di poche ore al comune di Pordenone sono giunte una trentina di domande da parte delle famiglie e una decina di adesioni dagli esercizi commerciali cittadini. Sono questi i primi numeri riguardanti la distribuzione dei buoni spesa, servizio partito oggi nella città su Noncello. A beneficiare dell'aiuto economico per l'acquisto di alimenti e prodotti per l'igiene personale della casa sono le famiglie che, a causa del coronavirus, si sono viste azzerare in marzo l'entrata e non hanno disponibilità di denaro. Il fondo assegnato a Pordenone ammonta a 272.000 euro che saranno distribuiti a seconda dei componenti del nucleo familiare. La quota mensile va dai 210 euro per i single fino a un massimo di 810 euro per i nuclei di 7 persone, più 70 euro per ogni componente oltre il settimo. Il meccanismo, dice il vice sindaco Elicio Grizzo, sta funzionando bene. Stiamo aspettando ancora più adesioni da parte degli esercizi commerciali cittadini, specie quelli piccoli di vicinato. Sia per ottenere il buono, sia per aderire e convenzionarsi al servizio, è necessario compilare i moduli in autocertificazione disponibili sul sito del comune, dove si trovano anche i requisiti per avere il beneficio. In questi giorni ai cittadini del Friuli Venezia Giulia vengono distribuite e recapitate le mascherine in cotone, le mascherine lavabili. Come lavarle però correttamente per poterle poi riutilizzare? Lo mostra in un tutorial la Protezione Civile che ha realizzato appunto una guida mostrando passo a passo il sistema per poterle igienizzare correttamente. Vediamo. Buongiorno. Oggi, in questo tutorial, vi mostreremo come igienizzare le mascherine filtranti prima del loro primo utilizzo e tutte le volte successive. Parleremo quindi di mascherine riutilizzabili, quelle in tessuto per intenderci, non quelle monouso, comunemente note come mascherine chirurgiche, o quelle FFP 2 o 3. Le mascherine sono state prodotte da aziende diverse con metodi diversi. Per questo, ciascuna confezione è corredata di istruzioni che riportano il metodo di igienizzazione suggerito dall'azienda produttrice. Metodo universale per igienizzare tutte le mascherine in cotone, incluse quelle in cotone e della Stam, è diluire 2 cucchiai di candeggina in 1 litro d'acqua, che corrisponde ad una soluzione di sodio ipoclorito allo 0,5%. Ideale sarà usare acqua calda a 40 gradi centigradi. In alternativa, le mascherine si possono immergere in alcol ad almeno il 70%. Raccomandiamo di lasciare a bagno le mascherine nella soluzione calda per almeno 10 minuti. Asciugatele quindi in ambiente areato. Consigliamo poi di stirarle ad 80-100 gradi centigradi per completare l'asciugatura. Le ricordiamo che queste mascherine possono contribuire a limitare la diffusione del contagio del nuovo coronavirus se vengono lavate dopo ogni giornata di utilizzo, se vengono utilizzate asciutte, se viene coperto anche il naso e se viene rispettata comunque la distanza interpersonale di almeno 1 metro. Grazie.
Dunque, queste le indicazioni per igienizzare correttamente le mascherine, riferite ovviamente a quelle lavabili in tessuto. Noi ci separiamo per qualche istante di pubblicità e poi torniamo tra pochi minuti di nuovo assieme. Con a voi la linea, tra poco. Ben ritrovati in diretta al nostro appuntamento con a voi la linea in questi giorni che sono sicuramente difficili, strani, particolari per tutti. Iglesie Furlane, la chiesa dei Friulani, ha voluto rendere omaggio alla città di Udine, alla città simbolo del Friuli in questo momento nel quale appunto ci è chiesto di rimanere a casa e dove i paesi sono vuoti, i contatti con le persone si sono ridotti al minimo. Questo l'omaggio a Udine di Iglesie Furlane. Seconda pillola di storia preparata da Fondazione Aquileia, che ha aderito al progetto del MIBACT Io Resto a Casa e con cadenza bisettimanale propone dei brevi filmati che analizzano alcuni aspetti della lunga storia della città romana. In questo estratto in particolare si parla della grande eredità di epigrafi che Aquileia ci ha lasciato. Aquileia romana si caratterizza per la grande quantità dei suoi monumenti, soprattutto di monumenti iscritti, che sono una peculiarità che colloca Aquileia tra le grandi città del mondo antico. In Italia, per esempio, è la terza città romana per documenti che sono arrivati fino a noi. Questa documentazione è praticamente esclusiva per molti aspetti della storia di Aquileia, che non ci sono raccontati da altre fonti, le fonti storiche, le fonti letterarie, che si limitano a pochi accenni sulla città. La maggior parte della documentazione che noi abbiamo è documentazione funeraria, che si esprime attraverso un monumento che è articolato attraverso la sua fisicità, spesso imponente, la scritta che qualifica per nome i personaggi che vi sono rappresentati e spesso anche una serie di raffigurazioni che danno immediatamente, anche quando questo non è scritto esplicitamente
nell'iscrizione la professione e l'attività. C'è una forte tensione a fare il monumento anche quando le risorse sono scarse. Chi può di più paga uno scalpellino più abile, si fa fare una decorazione sul monumento, che può essere rappresentazione di mestiere oppure raffigurazioni simboliche che riguardano la vita dell'aldilà, il passaggio dell'anima fuori dal corpo. Questi monumenti volevano raccontare le storie delle persone. Questa rappresentazione è una rappresentazione sociale molto efficace. Questa umanità che si autorappresenta, diciamo così, attraverso forme varie. Una canzone, un messaggio di conforto alla cittadinanza nel prossimo video che è stato realizzato dall'amministrazione comunale di Treppo Grande. Che poi io l'ho sempre saputo, in tutti i momenti difficili, e volevo solo dirti che se ci credi in fondo andrà tutto bene. Questo è l'inizio, non è la fine, un solo amore, senza confine. A te il mondo, a me il sogno, a me la notte, a te il giorno. A noi il tempo non risparmierà mai, giornate che sembrano non passare mai. E i pensieri che ti fanno diverso, il silenzio è per tutti lo stesso universo. Amo questa vita all'infinito, amo l'infinito in questa vita. E tu smetti di piangere bambina, non è finita, finché non è finita. Se ti dico che andrà tutto bene, se ti dico non ti preoccupare, che alla fine ne usciremo insieme, anche a costo di dover lottare. Se ti dico guarda là il tramonto, dopo tutto passerà un momento. È perché lo sento, è perché lo sento, è perché lo sento. Se guardi il cielo non sei più solo, se questo è vero è ciò che sono. Senza paura di fronte a Dio, dirai la verità solo dicendo addio. A noi il tempo non ci lascerà mai, ciò che è stato dimenticate. Se non ti chiedi come andrai, dove andrai, che poi è solamente un'altra estate. Amo questa vita all'infinito, amo l'infinito in questa vita. E tu smetti di piangere bambina, non è finita, finché non è finita. Quello che stiamo affrontando è un momento davvero difficile e complesso, non c'è altro modo di definirlo. È una prova per noi tutti individualmente, per noi come persone, per le nostre relazioni, per le nostre comunità, è una prova per l'umanità. Ma è una realtà, abbiamo davanti questo momento difficile, abbiamo davanti questa crisi, abbiamo davanti questa emergenza. Quello che dobbiamo fare è cercare di viverla nel modo più evolutivo possibile. Dobbiamo capire come questa situazione riuscirà o può riuscire a migliorarci e a migliorare le comunità in cui viviamo. Una cosa su tutte, questo virus ci sta dimostrando che siamo tutti interconnessi, a livello globale, territoriale e anche a livello delle nostre relazioni. La cura che noi abbiamo per gli altri diventa cura per noi stessi, l'attenzione e la responsabilità nei confronti degli altri diventa attenzione e responsabilità nei confronti di noi stessi. Per questo ci viene chiesto costantemente di limitare quelli che sono i nostri contatti sociali, per questo ci viene chiesto di rimanere a casa, perché l'unico modo che abbiamo per limitare la diffusione del virus è per non mettere in crisi il nostro sistema sanitario pubblico, che sta facendo un grandissimo lavoro in queste settimane. Rimaniamo a casa, siamo responsabili, pensiamo agli altri perché in questo modo pensiamo anche a noi stessi. Questa è una prova di corresponsabilità. Uniti insieme riusciremo a superare anche questo difficile momento. Ce la faremo e andrà tutto bene. In questi giorni a casa in tanti ci stiamo dedicando ai fornelli, vi state dedicando ai fornelli e un'idea ci arriva anche dalle Valli del Natisone, vediamo.
Ciao a tutti, io sono Stefania. Insieme alla mia famiglia gestisco l'agriturismo Pestrof. Abbiamo un allevamento ittico di trote con annesso agriturismo. Oggi sono qui proprio per insegnarvi una facilissima ricetta con la trota. Partiamo allora dai nostri ingredienti, che saranno per l'appunto un filetto di trota, sale, pepe, un filino d'olio, del pane grattato e degli agrumi, in questo caso arancia, pompelmo e limone. Allora procediamo partendo dalla panatura. All'interno della panatura andremo a grattare gli agrumi, quindi un po' di arancia, un po' di limone e un po' di pompelmo. Ovviamente a piacimento, so che non a tutti piace il pompelmo, quindi insomma vedete poi voi eventualmente se gradite oppure no. Ecco qua, mischiamo bene e qui così noi abbiamo ottenuto la nostra panatura aromatizzata agli agrumi. Eccoci qua, partiamo condendo il filetto, quindi con un pizzico di sale, un po' di pepe, sempre anche in questo caso se vi piace. Poi mettiamo la panatura sopra il nostro filetto. Non serve un giorno prima, perché tanto il filetto rimane comunque umido, quindi la panatura lo stesso si attacca. Noi mettiamo, copriamo bene il nostro filetto, ci mettiamo un filino d'olio e il nostro filetto è pronto. Lo mettiamo in forno preriscaldato per una decina di minuti a 180 gradi e la nostra facilissima ricetta originale con la trota è pronta. Eccoci qua, e dopo 10 minuti il nostro filetto è pronto. Prendiamo il filetto, lo adagiamo sul piatto, mettiamo un po' del prezzemolo tritato, anche qui ovviamente a piacimento. È finito, il nostro filetto è pronto. Se non sapete dove andare a prendere i filetti, ovviamente ho qualche dritta da darvi. Grazie mille, buona giornata a tutti. E allora grazie per questa idea e grazie a voi per aver seguito l'appuntamento di oggi con A Voi la Linea, che termina qui. Io vi ricordo che l'informazione riprende, il telegiornale ritornerà alle 16.30, anche nel pomeriggio saremo in diretta con voi appunto per accompagnarvi in queste giornate decisamente particolari. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.